Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi ho voluto realizzare un make-up tutorial ispirato al trucco che indossava Laura Pausini nello show che ha tenuto venerdì sera insieme a Paola Cortellesi su Rai 1. È un trucco molto molto scuro e molto brillante, proprio da serata, e secondo me sta benissimo alle ragazze che hanno gli occhi castani molto molto scuri, perché li mette in risalto tantissimo, diventano proprio profondi. Ho dovuto riadattarlo sulle mie caratteristiche, sui miei occhi, utilizzando alcuni piccoli stratagemmi, altrimenti non sarebbe venuto un bel trucco, però è molto molto simile. Spero che vi piaccia. Se vi piace, lasciatemi un like sotto il video e fatemelo sapere in un commentino. E niente, vi lascio al video. Come base per il trucco occhi applico una matita grigia argentata molto glitterata. Questa è la Made to Last Definition Eyes di Pupa numero 103. E poi la sfumo con un pennellino. Servirà sia per intensificare l'ombretto nero che applicherò successivamente, sia per ottenere un trucco molto glitterato senza bisogno, la necessità di aggiungere successivamente dei brillantini. È un ottimo escamotage, provatelo perché è veramente un ottimo trucchetto. Poi prendo un ombretto nero opaco, semplicissimo, e lo applico su tutta la palpebra mobile. Avendo l'occhio che tende a essere un po' piccolo, cerco di applicarlo soprattutto in modo più intenso nella parte esterna dell'occhio. E poi, successivamente mi spingo verso la parte interna. In questo modo, avrò un effetto di luci ed ombre, diciamo, che mi permetterà di far apparire il mio occhio più grande. Se invece voi avete un occhio molto grande, comunque di una grandezza normale, potete applicarlo direttamente su tutta la palpebra senza dover rendere più scura la parte esterna dell'occhio. E mentre lo applico, sfumo con un pennello da sfumatura. Per evitare l'effetto pugna in un occhio è consigliabile applicare l'ombretto gradualmente. Quindi non applicarlo tutto in una volta sola, ma applicarne poco per volta e poi sfumare. A questo punto prendo un ombretto color panna e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Poi passo momentaneamente al fondotinta, lo applico col mio Fox Bookie. Questo è il Kabukino di Neve Cosmetics, uno dei nuovi. È molto molto carino e secondo me è perfetto per applicare il fondotinta. Tra l'altro, in questo video sto usando un fondotinta diverso dal solito. Questo è il Made to Last, che è un fondotinta a tenuta estrema. Successivamente applico all'interno della rima palpebrale un eyeliner in gel. Fatelo solo se avete l'eyeliner in gel, altrimenti applicate la matita, perché se applicate l'eyeliner normale brucia da morire. Invece questo è indicato anche per applicarlo all'interno della palpebra, e poi lo stendo anche proprio come se fosse un eyeliner, perché dopo andremo a mettere le ciglia finte. Quindi è un passaggio fondamentale. Inoltre lo sfumo anche un pochettino. Successivamente sfumo nella piega dell'occhio questo marroncino che servirà per dare un effetto proprio sfumato tra il panna e il nero senza che si formi proprio l'effetto stacco. Riprendo l'ombretto nero e lo applico nella palpebra inferiore, sfumandolo anche leggermente. Passo poi all'applicazione del correttore. Uso questo mini pennellino a forma di Kabuki piccolissimo di Neve Cosmetics. Penso che sia uno dei miei pennelli preferiti perché è molto particolare, non si trova molto spesso in giro e il correttore si applica veramente molto molto bene. In questo modo riesco anche a ripulire la zona da eventuali eccessi di ombretti caduti sul viso. E poi vado a definire le sopracciglia con questo kit. Uso per lo più il gel che applico prima con questo pennellino e poi con quella sorta di scovolino per pettinare le sopracciglia.
Procedo poi con l'applicazione del mascara. Applico poi le ciglia finte, queste sono di MAC, per uno sguardo da cerbiatta. Uso questa colla di Revlon perché è latex free, quindi senza lattice. La applico sulla ciglia finta, la lascio agire qualche secondo e poi appoggio la ciglia finta sull'occhio e con una pinzetta mi aiuto ad applicare la ciglia. Poi fisso il fondotinta, il correttore, con una cipria. Questa è la nuova cipria di Elf, cioè la nuova per me, non per il marchio. Esiste da tantissimi anni, è famosissima. E uso sempre questo pennellone di Neve Cosmetics, uno dei miei preferiti perché è veramente bello e morbidissimo. Procedo scaldando l'incarnato con una terra. L'applico ai lati del viso sotto gli zigomi, un po' ai lati della fronte e sul collo. Applico poi un blush rosato, proprio sulle gote. E applico poi un altro blush leggermente più scuro, che è questo qui, il classico Assi di La Masca, che adoro. Poi applico un illuminante sopra le gote e al centro del naso, leggermente verso la fronte e nell'angolo di Cupido. Come rossetto applico il Pupa Velvet Matte numero 100. Comunque vi ricordo che trovate tutti i prodotti che ho usato nell'info box e anche i collegamenti a tutti i miei social network o altri video, comunque link utili che vi possano servire. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace e fatemelo sapere in un commento. Vi lascio qui tutti i miei video precedenti e link ai vari social network. Ci vediamo alla prossima, ciao!